dalla famiglia Berlusconi, ricordata in vari momenti e per varie disavventure, a Giulio Andreotti, definito una persona seria a livello mondiale, fino a Giovanni Falcone e alla strage di Capaci. Sono solo alcuni dei personaggi delle situazioni citate da Totò Riina, il capo dei capi, nelle sue conversazioni con il boss Alberto Lo Russo, suo vicino di cella, in edicola sul Fatto. Nella notte di Rai 1, a Porta, Matteo Renzi scopre il suo primo feeling con un vero potente, anzi con un potere fortissimo, come Paolo Scaroni, il manager dell'Eni, che cerca la riconferma. Per diversi minuti i due parlano, si rimbalzano le idee, sono in perfetta sintonia e dall'esterno il messaggio è chiarissimo. Matteo Renzi è favorevole alla riconferma di Paolo Scaroni, un manager che è indagato per corruzione internazionale per le tangenti Saipem, ma questo evidentemente non interessa né a Renzi né a Bruno Vespa. Intorno alla nomina di Scaroni, anzi alla riconferma di Scaroni, si gioca la complessa partita delle partecipate pubbliche, che è il grande tavolo di primavera su cui si misurerà il potere vero, in cui si capirà se comanda Renzi, se comanda Letta o se comandano sempre loro, gli inamovibili manager di Stato. Tutto questo in edicola. Ebbene sì, Silvio Berlusconi è ancora cavaliere del lavoro, non gli è stato revocato il titolo, e così Pietro Marzotto, cavaliere del lavoro da tanti anni, adesso ne ha 76, scrive al ministero competente e chiede di togliere quel titolo a Berlusconi e, se non può, rinuncia lui al titolo, perché non vuole essere nello stesso girone degli illustri imprenditori italiani, allo stesso girone del condannato in via definitiva per frode fiscale. Sembra un particolare, ma una storia interessante e divertente che il nostro Daniele Martini ci racconta sul Fatto Quotidiano in edicola. Il confronto di piazza tra opposizione e governo ucraino si trasforma in battaglia aperta, almeno 5 morti in piazza Maidan, che da oltre un mese vede centinaia di migliaia di manifestanti ogni giorno, e barricate, incursioni della polizia e uno scambio di accuse tra, appunto, l'opposizione, che dice come il governo usi delle gruppi di facinorosi per fomentare la situazione, e dall'altra parte invece l'accusa che ormai l'opposizione si è infiltrata da elementi dell'estrema destra. Una battaglia campale che probabilmente durerà ancora nei prossimi giorni e sarà sempre più violenta. In edicola, sul Fatto Quotidiano.